Un derby storico alla Stella Azzurra, ma le formazioni hanno obiettivi diversi. Il COD 272 non vuole più fermarsi e cerca i 3 punti per centrare i playoff. Per il Bacci invece incappato in una stagione troppo discontinua, la vittoria serve per evitare il playout, cercando di staccarsi dal gruppo delle squadre a 24 punti, di cui ora fa parte assieme a Cottini e Football8. Amici di Fanner, buonasera dalla Stella Azzurra, la 23ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a COD 272, Bacci Immobiliare. Poi buono il servizio, attenzione qui perché c'è l'errore in disimpegno. Allora prova a piazzare Guglielmo Amendola, gran risposta di Tordella che butta in calcio d'angolo. Avanza il numero 4. Arriva adesso il servizio, il tiro e lì davanti, dopo Tomarelli che non è riuscito a trattenere, arriva il vantaggio del Bacci Immobiliare che torna da Chirego. Poi prova ancora una volta a giocare allargandola verso Amendola. Amendola! Ed è il pallone dell'1-1, quello di Guglielmo Amendola. Servizio perfetto di Federico Chirico, il numero 13 invece a segnare l'1-1 del COD 272. Ora in buca centralmente. Poi prova Ponziani, la gran girata, il tap-in decisivo è quello di Daniele Placido che spiazza Andrea Tomarelli e segna il 2-1 per il Bacci Immobiliare. Chirico questa rimessa, intanto Severini perde il pallone, arriva un altro tiro che esce di pochissimo, prova a piazzarla questa volta Marco Ponziani, la rosa allarga. Il tocco, ma attenzione però perché si apre il contropiede del Bacci Immobiliare. Marco Ponziani al duello con Tomarelli, la spunta il portiere del COD 272, pietà per lui. Intanto ci prova anche Ponziani, la rosa a chiudere. Commette fallo però alla rosa. Ponziani ci prova, il pallone dentro ed è il 3-1 del Bacci Immobiliare. Gran palla quella di Ponziani e arriva il tris del Bacci Immobiliare. Si perde sul fondo. Gran servizio intanto verso Placido. Il tocco, il piazzato di Ponziani. Poi pallone sparato alto, ma rischia il 4-1 il COD 272. Bacci a battere questo calcio d'angolo, traiettoria insidiosa, il pallone rimane lì e non riesce di pochissimo Lorenzo Provenzani, l'autore del gol del 3-1, a fare doppietta personale per la risposta di Tomarelli. Natà prova ad arrivare al tiro, il pallone arriva in area di rigore dove prova a girarsi Palmieri, eccolo il gol del COD 272, accorcia le distanze il COD con il gol di Mattia Palmieri. Pallone, poi Calvari per il tiro da parte di Manuel De Simoni, vicinissimo al poker il Bacci Immobiliare. Tombesi non ha toccato. Suggerimento centrale, Tomarelli, la rosa, Scodella al centro, sponda di Palmieri e tiro direttamente di Matteo Binelli, di poco fuori. Chirico dalla distanza! Eccolo il pareggio del Bacci Immobiliare con l'uomo probabilmente più importante, Federico Chirico, l'assist dell'1-0. Adesso il gol praticamente impossibile del 3-3. Un po' di fallo su di lui, ancora però sulla palla, scusatemi, Mirko La Rosa. La Rosa tenta anche lui e prende il palo La Rosa. Che giocata quella del numero 16 del COD 272, vicinissimo al gol del vantaggio. La reale la prende Chirico, poi Amendola, ancora gran servizio per Chirico che la butta al centro! Di pochissimo non arriva al tap-in Mattia Palmieri. Battere il calcio di punizione affidato a Chirico, finisce 3-3 con un finale emozionante alla Stella Azzurra, la sfida tra un Bacci che ha fatto benissimo nel primo tempo e un COD 272 che ha recuperato nel secondo, 3-3.